Vedevo più. Attenzione al Sassuolo, ora l'ultimo. Attenzione al Sassuolo. No, cazzo. Non ci posso credere. Rigore per il Sassuolo. No, rigore per il Sassuolo, raga, al 90esimo. Non ci posso credere. No, raga, rigore per il Sassuolo al 93esimo. Ma io non ci sto credendo proprio. No, io non ci credo proprio. Ma che cazzo hai fatto, Nemanolas? Ma che cazzo ho visto vedendo, raga? Ma non è possibile. Ma che cazzo fai? L'uomo stava andando fuori col pallone, Nemanolas! No, vabbè, no, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Rigore per il Sassuolo al 93esimo scaduto. No, raga, non ci credo, dai. Speriamo che Meret fa un miracolo, mo. Ma io non ci voglio proprio credere, ma di che cazzo stiamo parlando? Mancava mezzo secondo alla fine della partita, dico io. Mannaggia la miseria, mannaggia, io non ci posso credere. Parte Caputo. No, ha segnato. No, io non ci credo, raga, non ci posso credere, mannaggia la miseria. Io non ci posso credere. Non ci voglio credere, ma devo fare uno sfogo pure stasera. Ma non è possibile! Ma solo noi siamo capaci di farci pareggiare quando la partita è finita! Ma io non ci credo! No, io non ci credo! Vabbè, raga, ma che cazzo ha fatto? Ma, non la, ma stiamo scherzando! Mannaggia la miseria! Ma che cazzo stiamo dicendo? Ma di che cazzo stiamo parlando? Tu hai rimontato una partita così, due volte, in casa di una squadra tosta come il Sassuolo. E va a fare quell'errore là, nemmeno l'as. Vogliamo parlare dell'errore di Sai nel primo tempo. Vogliamo parlare di tutte le cagate difensive che ha fatto oggi il Napoli. Se proprio vogliamo dirla tutta. Non stavo, ne stavo neanche per dirlo che è arrivato il rigore per il Sassuolo nel finale. Cioè, solo il Napoli è capace di non saper resistere mezzo minuto. Io non dico che devi resistere 15 minuti ancora, ci può stare. Ma mezzo minuto dovevi stare tranquillo senza farti attaccare. Ti sei fatto pareggiare una partita così. Ma siamo seri? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma tu oggi vincevi una partita, ti portavi a casa 3 punti che erano oro. Ti portavi a casa 3 punti che erano Gesù in terra. E adesso c'è un tour de force tra Roma, Milan e Juventus. Ma dove cazzo ne vogliamo uscire questa stagione? Io per prima cosa voglio capire De Laurentiis che intenzione aveva quest'anno. Cioè, secondo De Laurentiis, che cazzo doveva fare il Napoli quest'anno? Cosa pensavi che faceva il Napoli? Lo stesso dell'anno scorso con due giocatori in più di cui uno è in prestito. Che cazzo pensavi che avrebbe fatto? Meglio? No, siamo sempre in zona Europa League. Non ce la posso fare. Manco ho iniziato il video. Cazzo, ragazzi, non ci credo. Stiamo vincendo. Ma come cazzo è possibile? Ah no, ah no, non abbiamo vinto neanche oggi. Bene. Arrivederci. Alla prossima. Sempre Forza Napoli. Vi chiedo di iscrivervi, commentare, lasciare like. Adesso devo andarmi a fare il segno della croce per la prossima settimana che ci attende. Perché tra Milan, Roma e Juventus non so dove vogliamo andare. Ciao.